sono Davide 88 versus Giovanni 2008. Oggi siamo nelle Sonero Challenge e useremo una squadra a dir poco forte, fortissima. Non è il Real Madrid, non è il Barcellona, ma è l'Atletico Madrid, che è una squadra molto preparata, dei bei giocatori. Allora, le Sonero Challenge consiste nel farsi esonerare. Basta. Praticamente io tipo nel Liverpool mi sono fatto esonerare in 2 mesi tipo. Allora, sì. Perché io non voi non sapete quanto posso essere stupido, diciamo, stupolo. Dobbiamo vedere la squadra. Quindi vi portiamo. Eccoci qui nella vera carriera. Qui possiamo vedere la squadra. Ok, ora andiamo a mettere. Aspetta, ho trovato già un giocatore fortissimo. Guardate, guardate. Obama! Buongiornissimo! Lo mettiamo al posto di Oblak, ovviamente. Poi, attenzione, vediamo. C'è questo 60, attacchi. Lo mettiamo ovviamente in acqua. Ok. Poi mettiamo di questo grande giocatore, Stiappakasse, che è un giocatore fantastico. E lo mettiamo, lui è un attaccante, quindi noi lo mettiamo come difensore. Allora, Gonzalez è un terzino sinistro e noi lo mettiamo come centrocampista. Cioè, ma quelli ci sono abbastanza forti, cioè scarsi, in questa squadra. Carrasco lo togliamo e mettiamo Olabi. Che sembra Alaba, ma non lo sarà mai. Blauia, al posto di Jimenez. Togli pure Griezmann, dai. Ovviamente lo dobbiamo togliere, Griezmann. Quelli ci sono abbastanza cessi. Compriamoceli a sto punto. Morino. E ora faremo vedere i nostri obiettivi di mercato. Un attimo, scusate. Ecco tutti quelli che abbiamo nell'app mercato. Ovviamente tutti quelli scarsi. E noi, il nostro scopo è acquistare questi scarsi al maggior prezzo possibile. Ora vediamo il nostro allenatore che parla con quest'altro allenatore che nessuno conosce. Allora, David, cosa potrebbe scambio giocatore, centrocampisti, metti Koke, sì, che costa 39 milioni. Secondo me a loro farebbe piacere, no? Ruolo alla destra, va bene. Altro giocatore? No. Morino ci serve. Forte. Allora devi dare offerta cartellino. Mamma mia. 20 milioni? 20 milioni? Avanziamo. Oh, che bravi. Mamma mia, che bravi! E trattiamo con questo grande portiere molto scarso. Promessa! Accettalo! Ma che? Vabbè, accettiamo. Tanto verrà lo stesso titolare. E infatti. Io ho il tablet spaccato, cioè, se vedete. Vittorio Becchi. Allora, il nostro signore si chiama Vittorio Becchi. Va bene. Ed è pure italiano. Io in inglese. Però è vero, si chiama Vittorio Becchi ed è inglese. Oh, è strana questa cosa. Accettiamo. Ok, comprato questo grande giocatore. Ora passiamo a Perez. Questo Perez ha 44 anni. Non bisogna toccarlo, è fortissimo. Questo ci farà esonerare subito. Abbiamo solo 40 milioni. Mi provo a dare. Usiamoli bene. Griezmann, secondo me. Ma sono 5 milioni. Dovrebbe andare, vediamo che ne dice.
Mamma mia, ruolo centrocampista. Oh, perfetto! Koke, ovviamente. Koke. O Gabi. Koke. Un attimo, Gabi, 33 anni. 39 milioni sul piatto. Accetti o non accetti? Non può fare al caso nostro. Allora vai con Gabi. Gabi scelto. Sto punto. E non può fare al caso nostro. E a sto punto? Gli provo ad offrire. Andiamo sui 20 milioni sicuri. Vediamo se può accettare. Mi vedrete sbagliare tantissimo. Ovviamente. Okay. E si può! Ok, il grandissimo giocatore. Grandissimo! Il nostro prossimo obiettivo di mercato sarà Dan Lee. Uno che si chiama Dan Lee. No, quello è stato appena acquistato. Ah. Vabbè. Questo. Ciao. Questo ormai è stato già comprato, 3 anni, no? Un anno sicuro pure lui. Tanto noi meno di un anno per farci esonerare. Sicuro. La proponiamo? Ignoro la causa della cessione. E mi va bene. Mi va benissimo. Ma già tanti soldi per questo qua. Andiamo con... Bravo. 41 anni. Non vuole storarie. E che? Allora i nostri colpi di mercato ci sono. Adesso vogliamo farvi vedere la squadra aggiornata. Abbiamo una squadra bellissima. Con tutti i ruoli messi a casaccio. Ma perfetta. I portieri, i centrocampisti. Cioè siamo proprio perfetti. Gli attaccanti, i portieri. Va bene, ora simuliamo questa partita che ora deve mettere contro la Lazio. Che è una bella... Andremo direttamente. Cioè, secondo David. La nostra prima partita di campionato. Ok, e ora vediamo... Ci vediamo alla nostra partita da simulare. C'è allora. Appena arrivata un'offerta di Quanfran. Ci offrono 14.000. Ma che cosa dite? Ma noi ve ne diamo uno. Cioè, Noi dobbiamo risparmiare. Cioè, appunto. Dobbiamo rinunciare a soldi. Mamma mia, cioè. Ma come si fa, voglio? Quelle offerte non le abbiamo accettate noi, ok ragazzi? Perché abbiamo simulato e quindi abbiamo simulato tutto. Allora, Tyson al Barcellona che non lo conosce nessuno! No, tutti lo conosco. Io no. Moia! Oh! Moia! Rata. Troppo forte. Ma perché dicono tutti queste cose? Ma noi te ne diamo a uno, te ne diamo a uno, ti devi preoccupare. Oggi mi sento veramente cattivo, oggi io voglio almeno 50 euro. Ma sei spazzo! Mamma mia, ma tu sei veramente cattivissimo, David. Ma una persona più cattiva di te, non c'è. Vediamo se vogliono ancora scherzare. 9 milioni. Dobbiamo fare uno. Ma però questi accettano. Oh, finalmente non hai fatto una cavolata, dai. Perché hanno accettato. Adesso proseguiamo con la stagione. Molto bella. Una, ok, Savic. Un altro che... Oh, sono troppi, 27 milioni. Ma noi a questo, siccome ci avete stufato con questi... con queste cifre 0 euro, cioè ma gratis ve lo diamo perché noi siamo buonissimi, perché non lo possiamo, è molto difficile, però vabbè, per forza uno, anzi va bene anche se gli avrei dato 0 se ci fosse stata l'occasione o la possibilità. Quindi
Eccoci alla nostra prima partita contro il Girona. Dobbiamo perdere. Ovviamente noi schiappacasse non odiamo e siamo saluzzaniti di 81. No, di 81. No, siamo... Stiamo facendo una brutta. Siamo in casa del Girona, vediamo quanto vincerà il Girona. 5-0. Bella partita. Onesto. Allora, stiamo a 68 di valutazione. Facendo veramente schifo le prime giornate. E vediamo Atletico Madrid, Malaga. Noi stavamo a 80, ora siamo a 68 e siamo felicissime. Ora speriamo che ci esonerano. Sì! Buono! 0! Buono, ragazzi! Per la squadra avversaria, vai! 64! Oh, raga! Siamo esonerati già, secondo me. Dovremmo essere esonerati già! Oh! Siamo soltanto a settembre! No, vabbè! Contro il Bilbao dovremmo perdere, dai! 5-0! Vai, vabbè, basta! Io me ne vado! 60! E adesso vi riprenderemo altre partite quando staremo a un altro buon punto. Dobbiamo vedere questa partita per forza. Ma salteremo ovviamente. Però ovviamente. 3-1. Perché ci ha segnato il giocatore? Voglio capire io. Perché? Vai, 53 buonissimo. Dobbiamo arrivare tipo a... Niente ancora, ragazzi. Ma... richiesta di trasferimento di Oblak. Vediamo questa Celta Vigo. Per favore, facci 5-0. Basta, ritorniamo con i nostri 5 gol. Per leggere. Allora, riunione per valutare il tuo lavoro. La dirigenza la informa che le sue prestazioni all'interno della società è in discussione. La fiducia della dirigenza, vabbè, eccetera. E quindi saremo quasi esonerati. Wow, raga. Allora, questa potrebbe essere l'ultima partita. Potrebbe sì. Essere cosa che potrebbe anche non essere. Buono. Oh, madò. Sì. Ti prego, esonerati. 39. Dai. Entro il 30 di novembre voglio essere esonerato, cioè... Il giorno 13 novembre 2017 siamo stati esonerati e quindi la nostra challenge è funzionata benissimo. Allora, se vi è piaciuta questa challenge, consigliatecene un'altra, sempre su FIFA. E ciao! Allora, vedremo. Scusate se abbiamo salutato, vediamo le squadre che ci vogliono. Allora, il Levante, bellissima squadra. E basta. Basta! Soltanto il Levante ci vuole. Quindi è una squadra alta al punto sfigata da chiamarci. Quindi, per adesso il vero ciao e alla prossima da Davide 88 versus Giovanni 2008. Ciao! Salute! Ciao!